difensore dell'imputato? Per l'imputato Riina è presente l'avvocato Tommaso Romano, munito di delega rilasciato dai difensori del Riina. Degli imputati ammessi a presenziare, chi è presente? Riina. È già in aula? È già in aula. Accompagnate l'imputato Riina. E allora lei è stato ammesso a presenziare a questa udienza per la eventualità del confronto con i collaboratori Gaspare Mutolo e Giuseppe Marchesi. Dovremmo cominciare senz'altro con Gaspare Mutolo. Che cosa ci deve dire, qualcosa al riguardo? Io con Mutolo vorrei fare il confronto perché l'ho sentito parlare l'altro giorno, quindi ho qualche cosa da dire. Marchese non l'ho sentito parlare, quindi non so, signor Presidente, se prima lo dovete sentire. Io volevo fare il confronto con Mutolo. Prego. Sta facendo una divisione. Mutolo sì. Sì, Marchese dice non conosco quello che ha dichiarato. Perché non lo so. Siccome l'audienza in cui Marchese ha reso le sue dichiarazioni è pubblica e le sue dichiarazioni sono note, credo che non sussista alcun impedimento a questo confronto. Esatto. Comunque il pubblico ministero chiede esso stesso che si proceda a confronto tra l'imputato e i collaboranti Gaspare Mutolo e Giuseppe Marchesi. Va bene, facciamo entrare Mutolo. Riga, il confronto è un dialogo. Cominciate a parlare. Allora, cosa gli deve dire allora, lei? Mi scusa, sì, devo rivolgermi a lei per le domande, ma rivolgermi. No, è un dialogo. Assegniamo Mutolo. Sì, solo che se lei comincia, lo dico chiaro, se lei comincia a divagare, io la blocco. No, signor Presidente, lei come ha fatto parlare l'altro giorno, signor Mutolo, deve pure fare parlare anche a me. Io non è che voglio delegare perché voglio confondere. Beh, io ci stia dicendo questo. Comincia a divagare. No, lei però mi deve dare a me la possibilità di cercare di portare l'argomento avanti per quelli che dice signor Mutolo e per quello che dico io. Vediamo. Quindi, signor Mutolo disse l'altro giorno che a me mi conosce in 1964. Ci siamo, Mutolo, ci siamo in 1964. Sì, anche prima. Anche prima, va bene, mettiamo anche prima. E allora quindi io passo al mio argomento. Più vicino al microfono. E allora io vengo arrestato in 1963, 12, se non ricordo male, 12 dicembre. Quindi vado a finire 6 giorni, 7 giorni alla questura di Corleone, più vado a finire a Nona, sto 6 mesi, quasi circa 7 mesi in una cella di isolamento, poi passo in un cameroncino e faccio tutto il 65 in un cameroncino alla Nona. Quindi il signor Mutolo a me mi conosce all'ottava, è vero Gasparino? Sì, all'ottava. Ci siamo? Sì. Quindi da buoni amici e da quelli che eravamo nella cella, giusto? Non è che... Allora, quindi io sto 20 mesi circa alla nona sezione. Quindi, signor Presidente, se facciamo i conteggi, nel 64 io non potevo essere all'ottava sezione. Quindi, dei registri del carcere di Palermo, possiamo vedere se io era stato alla nona o era stato all'ottava sezione. Io ricordo, se non ricordo male, passai all'ottava sezione o fine d'agosto o prima di settembre del 65. Andai all'ottava sezione a terzo piano,
Mutolo lì nella stanza non c'era, quindi Mutolo è venuto dopo di me. Quindi il Mutolo già dice la prima bugiarderia, che a 74 era con me, mi conosce anche prima, ha detto ora, come vedi. Quindi Mutolo, come mi hai conosciuto tu a me? A quale sezione mi hai conosciuto e in quale piano dell'ottava? Quindi ricordati. Sì signora, posso parlare? Sì. Cioè io, siccome non ha importanza se il 64... No, ora vengo e mi spiego, insomma. Cioè, mentre non capiamo niente, non vi interrompete l'uno con l'altro. Cioè io posso fare anche confusione di qualche mese, ma io penso che... Ma non è di mese, sei di anni. Cioè io sono stato in galera nel 1960, sono uscito nel 1963, ero ancora io giovane adulto, mi hanno arrestato dopo pochi mesi, un mese o due mesi, mi hanno portato di nuovo alla sesta sezione, cioè dai giovani adulti, perché si poteva stare fino a 25 anni, ma siccome io ero un po' ribelle, mi hanno portato all'ottava sezione. Noi siamo stati assieme all'ottava sezione a terzo piano, ed eravamo noi due, un certo Rocco Semilia, un certo Gioacchino Mansueto, un certo Giovanni Spuchissi e Ignazio Caputo. Ora, se siamo nella fine del 64, sì, o i principi del 1965, vabbè, questo non è che io mi scrivevo le date. Io ho partito per la casa penale di Augusta, mi ha fatto il signorina un biglietto e l'ho portato a Ciccio Di Maria, in cui mi raccomandava. Sono uscito dopo, nella fine del 65-66, sono rientrato in galera, ci siamo rivisti in galera, nello stesso braccio che eravate tutti paesani, cioè eravate tutti di Corleone, di San Giuseppe, di Partinico, e io ero l'unico palermitano, e siamo noi sempre prima del 1967, precisamente quando c'è stato il famoso terremoto a Gibellina, che abbiamo passato la notte assieme in mezzo agli alberi, certo. L'indomani mattina tutti i corleonesi siete partiti per Bari, certo. e noi siamo andati a Messina. Noi ci siamo tenuti in contatto. Ti vuoi fermare un momento lì? Ti vuoi fermare? Oh, che io ti preciso tutti i punti e sì. Virgola. Quindi, come tu vedi, io rientravo all'ottava nel 65, fine 65, e prima tu potresti venire o in ottobre o novembre 65, oppure nei primi del 66. Che cosa vuole dire questo? Come l'altro giorno tu parli libero così, parli di tutto e di tutto e poi non dice niente, io ti ho voluto sì, registrare. Ma no, vabbè, ma questo è... Ti ho voluto precisare questa cosa. Ora, andiamo avanti. L'altro giorno hai detto pure che nel 68 c'è stato il triunvirato. Mi pare che l'hai detto 68, va bene, signor Presidente, 68... E allora questo triumvirato era fatto di Badalamenti Gaetano, di Bondate Stefano e di Leggio Luciano. Tu l'hai detto questo l'altro giorno o no? Eri fuori, eri carcerato, posso saperlo da te oggi dove eri, perché tu sapevi queste cose? Cioè eri fuori o eri carcerato? Me lo puoi anche dire, lo puoi dire. Certo. Cioè, era libero o era carcerato? Nel 1968 noi... 68. 68 noi eravamo in galera. Io parlo del 1969. No, noi... tu l'altro giorno hai parlato 68, scusami. Hai detto 68 e poi hai certificato 68. Ma io nel 68 io nemmeno so che esiste il triunvirato. C'è il giudice all'altro, allora vediamo se l'hai detto. Lei ha detto, però io non è che posso essere preciso se nasce nel 68 o se nasce nel 69. Perché io non ne capisco niente in quel periodo di mafia. Io queste cose li so appresso. Quindi dal 68-69 comincia a funzionare di nuovo la mafia. Ci vogliamo domandare se era libero o era carcerato. Ha già detto. Nel 69 noi siamo liberi.
Tu puoi essere libero. No, noi siamo liberi. Tu perché sei. Noi ci vediamo a Monreale. Lascia stare che tu con me fuori non ti sei. Quando ci portò la prima notizia che lei si era fatto fidanzato con sua moglie. Gasparino Mutolo, signor Mutolo, come vuoi essere chiamato? Sì, ma chiamiamoci per come che non ti chiamo quel nome che c'hai, va? Senti qua. Tu hai detto 68-69, c'è un velato. Oh. Ora, signor Presidente, il 68 noi abbiamo partito di Palermo nei prime e nell'ultimo di gennaio, perché c'era il terremoto, come ha detto, eravamo lì, avevamo la carta di causa. Allora abbiamo pregato il manesciallo, abbiamo pregato il prete se ci mandavano a dove avevamo assegnata la causa. La causa l'avevamo assegnata a Perugia. Quindi il direttore con il manesciallo, con tutti, ne mandano dopo 2 o 3 giorni a Perugia tutti. A Perugia che cosa succede? Che Ligio aveva il processo a Catanzaro e di Catanzaro aveva un processo a Bari, poi il processo di Perugia ne l'hanno trasportato a Bari e quindi noi siamo scesi tutti a Bari. E che cosa succede, Mutolo? Noi facciamo la causa a Bari, la facciamo nel 69. Il 69, il processo finisce la sera del 10 giugno, il processo si va per la tarde e quindi usciamo nelle mattinate dell'11 giugno. Io resto lì a Betondo, che voleva fare l'agricoltore là, che mi pare che l'ho dichiarato, e poi mi fanno il foglio di via obbligatorio. Il signor Leggio è malato fuori ad ognuno di Viscica e quindi va recuperato. Appena esce del carcere si recupera a Taranto. Di Taranto passa alla clinica Margherita di Roma, che l'operò il professore Bracci, sta 3-4 mesi. Quindi come mai il Leggio faceva parte e tu dici che faceva parte? Caro Mutolo, caro signor Mutolo, come vuoi essere chiamato, ma perché deve dire delle cose che non sono vere, delle cose che non esistono? Tu sei sempre in tempo. Io ti conosco per un giovane che tra 7 anni scevano in galera, la galera per te era come una villeggiatura. Perché ora tu fai queste cose, cioè insino? Perché non ritorni a essere quel bravo ragazzo, quella brava persona? Caro Mutolo. Se si potesse ritornare indietro, io sarei felice. Tu tra 7 anni scevi, io ti dicevo di andare a lavorare, eri da buscare il pane. Io ti consigliavo di lavorare. Ora tu perché vuoi fare tutte queste discorse? Andiamo avanti. Quindi, come vede, signor Presidente, nel 69 noi eravamo carcerate e il signor Ligio era poverino, operato in una clinica a Roma dal professore Bracci, operato di vescica, perché la vescica gliel'hanno portata tutte. Quindi il signor Mutolo l'altro giorno qua faceva capire e vedere che le cose vanno diverse di quelle che... Invece, come vede, signor Presidente, queste sono date, non sono cose, perché poi possiamo pigliare le date del processo di Bari, possiamo pigliare cose, è giusto, signor giudice, ma è giusto che vediamo se. E allora, quindi, Mutolo, io passo per esempio a un altro argomento che tu l'altro giorno qua fai credere alla Corte, al Presidente, a tutte presenti, che un tuo compare, un certo mi pare Davì Francesco, che ha commesso il delitto Mattarella. Ma guarda caro Mutolo, che ci siete 6 o 7 pentite, che fate 6 o 7 dichiarazioni diverse per questo caso. Ma io ti faccio notare una cosa, Mutolo, a cosa vuoi dare a credere, a cosa vuoi dare a bere che tuo compare commesse il delitto, si nascondeva e fasse? Tuo compare è nato 1-1-42. Guarda che la signora Mattarella ha dichiarato che quello era un giovanotto che sparò là. Quindi... Comunque, signor Presidente, noi prego, stiamo saltando io sto dicendo se 1969, noi parte, ci siamo visti. Parte da 68, la signora l'ha letto, signor giudice ha letto. Sì, ma io parlavo di quelle cose che ho sentito dopo il 1973. Scusami, state zitto quando le cose... No, io voglio dire... Permettiamo al Mutolo di rispondere. Io ho dichiarato che nel 1969 io ho visto a Calogero Bagarella, ho visto a Salvatore Rina, insieme con Gioacchino Cascio, ci siamo visti a Monreale,
ci vedevamo a San Giuseppe, noi andavamo, che lo lasciavo spesso al villaggio Ruffino e vi accompagnavo verso i ciaculli, i giardini, non è che posso essere preciso perché o sapevo quello che discutevate, perché io vi accompagnavo e rimanevo fuori. Quindi io questa parentesi che dico 68-69, perché io non ho nessun motivo di dire una bugia, io non è che nomino Allibio, che ho visto Allibio, però noi lei non lo deve interrompere. Noi ci siamo visti, va bene, lo sa bene che io lo accompagnavo diverse volte con la macchina, va bene. Quindi io dopo faccio un salto del 1973. Io nel 1973, quando noi ci vediamo a Marano, va bene, cioè nella campagna di Lorenzo Nuvoletta, e ci vediamo con Angelo Nuvoletta e con Enrico Bono e Ciro, con tutte quelle ragazze che hanno fatto i polli arrostiti, e io ancora non sono combinato, e siamo noi a giugno del 1973, dopo pochi giorni io vengo combinato. Noi da quel periodo, per un certo periodo, ci siamo visti tantissime volte, cioè io capisco che la linea che è difensiva può essere quella che è, per come io mi comportavo quando io ero un bravo ragazzo agli occhi vostri che entravo e uscivo del carcere, però cioè, noi ci siamo visti tante volte, ci siamo visti. Come mai tu che facevi come una specie di villeggiatura, che ti sembrava il carcere di villeggiatura e cosa, che io tu come hai detto ti voleva bene, ma il motivo che voleva bene, signor Presidente Ammutoli, era perché fuori di ognuno aveva la madre malata, ricoperata mi pare in un manicomio o un ospedale psichiatrico. Nel manicomio, è giusto, tua madre nel manicomio, quindi poverino la famiglia non ci poteva venire, come lei vede, quindi aveva la madre in queste condizioni. E lo rispettava. Ed era tanto bravo che mi portava anche qualche po' di denaro a casa mia, che ancora io non ero combinato. Io sto dicendo che ti rispettava lì per i tuoi bisogni, perché quella tua madre era stata malata, come vorrei stare dicendo pure tu, era al manicomio, cose fuori ad ognuno, non è che è giusto. Quindi se può essere che anche tu, che filo di tua madre lo puoi sì, curare, ma io anche ce l'ho te, sì. Perché è niente di sano, perché capisco che purtroppo... No, lei commenti non le deve fare. No. Lei commenti non le deve fare. Signor Presidente, dico, sto no, dicendo... lei deve camminare il rischio tranquillo, perché se no io la interrompo. Signor Presidente, una battuta, è tante che... No, battute niente. Quindi io che ti ho voluto bene lì, cioè bene in che senso, come carcerale, attenzione, eh? Quindi, guarda, io Mutolo, a te non ti ho visto più, tu puoi tenere tutte le tue difensive le cose, io ti posso dire che tu, quella persona che io conoscevo e che conosco e che penso sempre di essere, non mi sembra che dice la verità, puoi sempre dire qual è la verità, puoi sempre cercare, quindi, Gasparino. Ho potuto dimenticare Gasparino. Io qualche cosa, ma aggiungere no, io Gasparino, ho potuto, e certamente avrò dimenticato tante Io Gasparino, cose. Io a te non ti ho visto più, e non ti, tu sai che cosa stai facendo ora in ultimo, né più né meno. La figura di quello che dice Sciascia lo sai che dice? Che tu sei un bello qua. Peggio, ormai io sono... un collaboratore. E se hai letto Beate Paolo, tu ti puoi prendere anche il nome di Beate Paolo e di Matteo Lovecchio. Io guarda, questo. E lo so. Perché è ma Gasparino, sì, allora vabbè, perché ma, non vedi? Ma vedi, Gasparino. Almeno quelle persone che hanno, che ci hanno fatto fare quella fine a Matteo Lovecchio, avevano, diciamo, una moralità, una dignità, cioè rispettavano, almeno fra di loro si rispettavano. Non è che ammazzavano bambini. Quelli che hanno ucciso a Matteo Lovecchio, perché Matteo io lo so Vecchio, il Matteo che Lovecchio. Ha fatto Matteo Lovecchio. Io e non ho so parlato della fine, io non ho parlato io. Di fine, Mutolo, io non ho parlato di fine, io ho parlato del mestiere che faceva quello. E a fine che fine, no? Perché... Non la so la fine, io non la so. Ma perché che era... a fine che era riservata a me. Allora perlomeno una cosa in comune l'avete. Tutti che e due, che conoscete la letteratura popolare siciliana. Ma purtroppo quella lì in carcere o se legge, signor Presidente, non c'è. Sì, a quei tempi questo. Come mai non ha finito il libro? Non se la ricordava alla fine del libro? Ma non. Sì, ne ha letto mezzo? Signor, non ha letto un poco, no? Comunque. Io non ho niente del signor Mutolo, voleva precisare che il signor Mutolo ricorda le date male.
Presidente, certo io non posso essere preciso di ricordarmi i mesi o... Io sono stato nel villino che siete stati, Ligio, Rina e Provenzano con Ruffino, ci siete io, e un signornino Batalamente, Cuttanino Batalamente, che mi ha detto che mentre eravate a Cinisi è nato il timburiato. Certo, se ora Ligio è uscito a giugno del 69... ma io non è insomma che sto dicendo, ma allora perché palle, allora scusami Mutolo, non parlare, io sto non dicendo niente, che nel 73 già c'era il triumvirato. Mutolo, tu dici un sacco di fesserie, tu dici un sacco di bugie, ecco come il discorso di Davì, ma se tu fai vedere che Davì è là, che è quasi che spara Davì e altre persone, e quei, ma se la signora ci sarà, Gasparo, scusi, se la signora ci sarà, la signora Mattarella che ha fatto delle dichiarazioni, l'ha detto se quella aveva 60 anni o 40 anni come dici tu, perché tu, tuo compagno, aveva 38 anni, 40 anni, e ci devono essere lì. Poi dimmi una cosa, parli tu parli che nel processo... E lei come lo sa questo fatto di Davì che c'ha allora, quell'età? Semplice, perché io ho una comunicazione insieme con Davì mandata da Scaruto e c'è la data l'anno. Signor Presidente, se vuole... Era il suo coimputato, Sì, è un mio coimputato di un processo... Ma lo conosci molto bene, tuo padre, non è che non lo conosci. Quindi... No, io non conosco tuo compagno e lo posso giurare davanti ai miei bambini e davanti a Gesù Cristo. Io non conosco tuo compagno, se lo vuoi sapere, lo giuro su quei bambini. Ma... Guarda, Mutolo. E può giurare pure che noi non ci siamo visti mai. Non ti sono visto mai a te. Ah, e tu lo sai. Ecco. Io volevo dirti un'altra cosa, Mutolo, Tu l'altro giorno hai detto qua, in quest'aula, che brigatisti a Palermo o terroristi a Palermo non ce ne sono. Ma scusami, Mutolo. Se c'è una Francia palermitana che sono state coinvolte pure in questo processo tra palermitane e cose, come fai a dire che a Palermo non esistono eversivi? Ci sono gente che a Palermo sono palermitane, erano da consomani. Sì, ma chi erano terroristi per l'Italia, non per Palermo, perché noi lo sappiamo che a Palermo terrorista un cinero che la magistratura a noi ci rispettava e ci voleva bene, era grazie perché i terroristi non mettevano piede a Palermo. Parlare. Tu hai detto l'altro giorno che non esistono, che non c'è. Io qua ti dico che invece c'era un gruppo di palermitani. Chi ti capisce a Bello Lampo, ma si esercitavano a Palermo per dopo che sono stati arrestati. Ma tu hai dichiarato che non esistono, in Italia. Che non esistono, invece io ti dimostro che c'è. Scusi, Presidente, l'oggetto del confronto sono i rapporti diretti tra l'imputato e il test. Ma capisco, non sono gli antiviri. Scusi. No, vabbè. Rina. Il imputato Rina ha posto al Mutolo una domanda precisa: come fa a parlare di Davì Francesco, posto che Davì è persona più anziana della persona che avrebbe sparato, secondo la vedova? Io, ecco, a questo io chiedo che il Mutolo risponda per precisare che cosa ha effettivamente detto sulla vicenda di Davì. Ma c'è la registrazione. Secondo, no, e così lo preciso. Pure il pubblico ministero vuole interrompere. No. E allora, stia zitto. Per una seconda questione, lasciando perdere le divagazioni sul terrorismo o meno in Sicilia, l'oggetto del confronto è la conoscenza tra i due e i casi in cui si sono incontrati. Quindi, come seconda domanda, dopo aver chiarito questo episodio di Davì, desidererei che il signor Mutolo rispondesse alla contestazione del Rina, secondo cui non si sono mai visti, e indicasse un episodio di specie in cui si sono incontrati. Presidente, questa è tutt'altro che una domanda veramente, perché si indica una via che il Mutolo deve seguire. Non mi pare che questa sia una domanda. Il confronto è proprio su tutte le rispettive posizioni. Qui che cosa accade, avvocato Romano? Mi fate vedere l'avvocato per piacere. Adesso il pubblico ministero sollecita il Mutolo a contestare a Rina tutte le circostanze in cui hanno avuto degli incontri oppure l'ho accompagnato, eccetera. Ecco, questo è il concetto. E mi pare che siamo su una linea perfettamente ortodossa di sviluppare un confronto. Presidente, a questa domanda io mi oppongo. Non è una domanda. Avvocato, non è una domanda. Come non è una domanda? Certo che non è una domanda. È una domanda che viene formulata come se non fosse una domanda. No, avvocato, mi dispiace, non è così. Non è così, avvocato.
Signor Presidente, scusi, io stavo... Lei vada avanti. Noi ci rivediamo tantissime volte, ci vediamo Di Filippo Marchese, ci vediamo tante volte da Piero Vernengo con Gambino, ci vediamo, diciamo, da Toto Buffa o con Vitto a mangiare, ci vediamo dentro la bottega di Bruccoleri, che questo tu hai mangiato con me una buffa. Non ci avevo mangiato mai, no? Asparino. Dentro da Bruccoleri c'era una bottega. Io mi dispiace con te. Bottega di abbigliamento, abbiamo detto. Io a te fuori non t'ho visto più. Bottega di abbigliamento. Io fuori a te non t'ho visto più. Io non so di Marano, non ti conosco, non ti faccio. Mi cacciarato, ti rilei, ti ho visto. Ho voluto precisare le date perché tu queste date che date. Questo Bruccoleri nel 73-74, quando Salvatore Rina ripetutamente diceva che era la carta vincente, infatti per un certo periodo è stato vincente. Questo Bruccoleri era, diciamo, il prestanome di un certo Gambino Giacomo Giuseppe, va bene, per come ho detto in qualche verbale, Salvatore Rina, con la scusa che era latitante, lui, Provenzano e Luciano Ligio, riuscì per alcuni gruppi, per alcune famiglie a farsi mettere a delle persone a disposizione, va bene, e io e Michalizzi eravamo a disposizione e la rottura è stata dentro Ugaracchi, di Pepino Marchese, però io mi sono comportato sempre da galantuomo, perché non è che ci va a dire a Tanino Batalamiente, Totorrina, mi disse che è degno di pigliare sa scupa e farci puliziare gabinetti, va bene, io solo non ho voluto accettare che se dovevo fare qualche cosa di delicato lo dovevo dire a Saro Riccobono, e i rapporti si sono raffreddati. Io a te ti ho detto che non ti ho visto più e non ti ho mai detto di fare o di non fare di questo o di quello. Tu, c'era non mai detto a Bonemma di Nenuzzo Quaittararo. Guarda, non è vero niente che tu mi hai guidato macchine, non è vero niente che tu hai portato qua, perché tu hai fatto una dichiarazione che dice, tu dici, una dichiarazione che io non c'avevo infiltrazione. Scusa, se tu sei quello che stai dicendo qua, come mai non c'avevo infiltrazione allora a partanna Montello? Tu dichiari che io non c'avevo infiltrazione, ma cavolo mi dice che tu che eri cosa? Mio autista, eri mio. Ma scusa, tu non hai dichiarato. Io nel 1969, ora io non posso ricordare se siamo a giugno, a luglio, io l'ho rintracciato tramite Gioacchino Cascio, ci siamo visti a casa di Gioacchino Cascio. Sembra le stesse cose, si vede. Ci siamo, no, io, perché tu siccome tu, che tu dice... lo sai perché dice queste cose, tu dici queste cose perché Galera non ne vuoi fare più. Questo deve ammettere. Io scusi, però lei, ripeto ancora una volta, no, scusi, Rina, lei commenti non le deve fare. Ma io no, fino a... non vuole fare galera, vuole tragediare tutto. Ma io fino a... senti, io, ma... Io mutolo, io a te, fuori, non t'ho visto. E tu lo sai. Sì, io... Ci siamo visti noi fino nell'82, io non è che dico che dopo l'88 l'ho visto, perché non l'ho e visto. E chi ti ha fatto fare fuori, Mutolo? Vuoi dire allora io che tu che io ti avevo per satellite a te, amore? Io che cosa? Che cosa ti ho fatto fare? No, mi voleva fare fare, mi voleva fare fare, però che io non ho voluto tradire a Saro Riccobono. Però noi in quel periodo avevamo maniere a sparare a chi di Overlaggio Santa Rosalia e Ombinne, va bene, e dopo logicamente che avevamo a fare un'altra, però quando fu buttati in roca ci piaceva che un ragazzo che faceva io, esatto. Manco a Penuzzo Savoca, un vittimo manco, insomma, a Penuzzo Savoca manco. Tu dice di tutto e dice di niente. Tu dici di tutto e dici di niente. Tu sei uno che ti mettiste in testa che deve stare fuori o deve farti la tua vita. Ma guardi, io non è che sto fuori, io forse stavo meglio in galera prima, insomma, che avevo la mia libertà, avevo il mio passatempo. Io non è insomma che sono fuori, vedi. Io sono 24 ore su 24, 24 ore su 24 ore. In questa maniera non è insomma che facile che mi incucciate a mia sua e non ne vaio solo. Io ho scritto per contratto con Giovanni Ricchiù libero, però io sarò un monaco di clausura
però allora che logicamente a tutte queste persone che vi siete per rispondere non è che per la galera non deve fare parlare. Io facciamo parlare sempre a lui, signor Presidente. No, io la galera me la son fatta sempre e me la so fare sempre bene, per come me l'ho fatto fino a quando diciamo ora sono allora, in questa condizione peggio, perché mentre prima io mi prendevo il sole nel pomeriggio, io solo me ne posso pigliare più. Ma non è perché non voglio stare in galera, perché quello che si è combinato, quello che avete fatto, guarda, ma veramente dicono siamo i nuovi barbari. Guarda. Ma io ma perché quando c'era Tanino Atalamente che ha permesso di ammazzare una femmina, quando dicono il sequestro Mandalà, una femmina c'era e un s'ammazzò perché Tanino Batalamente era così carogna per come richiedevo è criminale non... almeno quello ha avuto la dignità di dire a quella donna non si deve, io non vedo l'ordine di ammazzarla. Le cose tue non mi interessano mente... chiste cose mie non... sono no, chiste su cose nuove che interessano che tu continui avete ammazzato le femmine fai il pentito, fai sempre il pentito che ci vai bene. Ma ci vado bene, ma ci vado bene perché questa è l'unica strada che avete dato a quelli che hanno tanta dignità. Prima di ora l'hai fatto prima tu. E ce lo dico ora, signor Presidente, tu nel processo 1, tu d'accordo con uno sbirro, volevi fare avere armi e terroristi per poi farla arrestare. Sì. Quindi tu hai fatto sempre lo spione. Ma lei come lo fa? Ma non sa quello che dice, signor Presidente. È scritto nel processo Marchesiuno. Sono Presidente, il signorino non sa quello che sta dicendo. Tu sei quella persona che hai fatto uccidere finanche i magistrati. Tu sei quella persona che forse perché non ti fosse come spione l'hai fatta arrestare, a contrario. Tu sei un grandissimo spionaggio. No, ma io tu perché hai fatto arrestare a contrario? Perché hai fatto uccidere il magistrato? Perché hai fatto fare queste cose? Sì, ma guardi, a me che mi dispiace. Quale magistrato ha fatto uccidere? Il magistrato. Ma sono i magistrati, è proprio il ministero, signore. Senta, che si è ucciso il pubblico ministero. Che si è ucciso il pubblico ministero. Umanamente che mi dispiace. Tu hai fatto uccidere finanche magistrati. Certo, aveva più dignità di noi. Hai fatto arrestare a quello, che fa? Non ti fosse come spione. Ah, ma io sto dicendo quello che ha detto, ma a lei insomma chi non fa? Te posso come che ci faceva un spione con non te posso come spione ma a lei insomma ci faceva guarda, pure tu con tu nel processo che è così quando vi si picchiare mai e quando fare arrestare e quanto c'erava tu conosci me e di Cacciarato e mi conosce bene e sai qual è la gestione. Ma io ti conosco io... Piro e ti conosco e so e io conosco che, e so qual è e io ci dico un'altra cosa sono presente tanto per farci che vedere questa filosofia e questa spacciataggine che c'ha il signor Rina insomma. Se incominciano a uccidere a qualche disgraziato a Palermo vabbè che c'ha la coscienza così brutta che ormai potrebbero riuccidere a Gesù Cristo che rimarrebbe impassibile. Ma io non è che mi posso mettere paura, va bene, se uccidono quei poveri scemi che sono voluti rimanere a Palermo, perché io so che ormai non è che c'è più una moralità e capiscono magari quelle persone lavorano, ma questo confronto non è altro, so presente, perché lui, ma lo gente, tutti quei signori che ancora hanno qualche po' di paura di Totò Riina, devono sapere questa filosofia, cioè qua non c'è una dialettica, io posso essere impegnito, ma quale giustificazione è? Insomma carici io to 62 a giugno era in causa certo, e un dice se noi ci siamo visti no 73 no 74 no 75 no 76 dall'81 dall'82 cioè se è preciso così preciso nel 68 non si è preciso tu lo sai che noi non ci siamo visti no ma noi ci siamo visti no, non ci siamo visti noi siamo visti tu e me ci ti forse piace, io, ti piace forse invece, io deve fare il pentito e certamente certo io guardi io umanamente io posso comprendere per quei poveri persone giovani ancora che seguono questa filosofia e tu segui questa di spione tu fatto ma io purtroppo io ho scelto ma io però anche se sto in galera anche se sto chiuso però mi sento meglio di prima cioè almeno non ho la coscienza
Ma non ne c'è a chi di canna ammazzavo mo cannicità e tuoi figli. A quelle persone, a quei lascia bambini questa proprietà ai tuoi figli ammazzato, lascia, e dimmene. E io picchisso lascia, lascia perché muto, non è dignitoso muto, uccidere muto, la moglie lascia questa proprietà di Giovanni Fontate. Non è dignitoso ammazzare i figli in un batalamiente lascia, che non c'entravano niente. Lascia la tua. Non è dignitoso uccidere. Ma queste cose l'hai fatto tu? No, questo, e io per questo mi trovo qua, perché quale garanzia c'erano per tu? I miei figli? Almeno tu, l'altro giorno hai dichiarato. Se ne ero all'estero, stanno menzionevole e menzionevole, qua almeno io sarò, purtroppo lo so, tutta la vita sacrificata, ma ci sarò. Quando mi sentivo, insomma, però io... non è che può venire Totorrina o Pippo Calò o Brusca a dirmi io un ti canuscio. Ma io non, cioè, io ti conosco fino a che siamo in carcere, poi ognuno ha fatto la sua strada, la sua cosa. Lo so, è stata Achetta Vincente, chissà che è Achetta della distruzione di Cosa Nostra, no? Achetta Vincente. Chi fa? Nella via, insomma, Achetta Vincente, no? Mudolo, io ti ho detto quello che ti conosco per quello che ho fatto. E tua madre hai detto tu stesso che è stata sì, a e noi, cose, signor quindi, Presidente, ci siamo visti fino sì, all'ultima volta, che nei primi dell'82, nell'autunno dell'81, ci siamo visti noi. Dopo, dal 73 al 76 sempre, io dopo l'82 non l'ho visto più. Io non è che ho detto una bugia che noi ci siamo visti. Io perché ho visto a pieno legno dall'87? Dall'86, ma tu parli di legge, tu perché parli pieno legno era un galantuomo, anche se era un corleonese. Muto. E dice quello che ha fatto. Muto. Pino Leggio. Tu parli di Leggio, parli di Bagarella. Tu quando parli di Corleonese ti avessi a lavare e sguazzare la bocca. Ti avessi a sguazzare la bocca bene con l'aceto. Con l'aceto ti avessi a lavare la bocca tu quando parli di Corleonese. Tu invece dici che quello ti racconta quello, quello ti racconta quello. Il valore di Mariano Aghi, scusa, fammi parlare. Quando rifiuta, scusa, fammi parlare. Quello ti racconta quello. Scusa, fammi parlare. Quello ti racconta questo, quello ti racconta quello. A te ti raccontano tutte le cose, però tu non sai niente, te ne racconta tutte cose per sentito raccontare. Le verità sono quelle quando uno ci va, le fa. E la verità, come volesse vorare le cose mie. Raccogliendo l'invito, dice le cose sono quelle dove uno ci va. Mutolo ha parlato di riunione alla Favarella. Vogliamo riprendere questo argomento? Prendiamo pure l'argomento. Vediamo se Mutolo è stato con me mai a Favarella. Prendere, ma guarda, io non so sto Favarella. A Favarella, Baglio Bagliocchi, a Favarella, Baglio Maglio. Ma ci siamo visti tante volte, no, Presidente. Certo. Ora io non è che posso dire il 10 maggio, il 10, ma noi ci siamo visti tante volte. Io qual è il motivo che dovresti dire una bugia? Oppure dire scusi, io a Mastrotano non lo conosco, io ma a Mastrotano lo conosco, no, io cosa? A Mastrotano io lo conosco, no, ma certo era cacciarato, esatto, ma io non è che nomono a Mastrotano, no, puoi pure nominare, era cacciarato, ma io non è che nomono mai a Mastrotano e dico io a Mastrotano ho visto a Mastrotano, ma perché? Mutolo, se tu vedi tutte le pentite che ci siete in Italia e forse credo che all'estero tutte passate le Regina Salvatore. Tutte passano senza ma guarda, ma a me non mi scusa, a me è finito. Io ci sto dicendo che noi, io, Gioacchino Cascio e la moglie di Gioacchino Cascio abbiamo avuto la prima notizia quando lei si fece fidanzato con la Bagarella. Muto, e a me, pentite, me l'avete fatto finire come tortora. Tutti accusavano tortora. Questo discorso lo sappiamo a memoria, lo lasci perdere. Ora tutti accusati a me. Che non c'è crocifisso. Lasciamo perdere questo discorso. Però tutti accusano Gina. Tutti accusano questo Gina, questo Gina. Ma perché vede Rina, a noi che ci sembriamo così... Signor Presidente, Rina, vedi, è una persona. Anzi, ora no, perché è un agitato giustamente, ma è una persona io non sono così per niente, accattivante, anche perché si viveva in un periodo in cui c'era anche Luciano Ligio, va bene, e noi avevamo a Luciano Ligio come il cattivo e Rina Salvatore era il buono, perché ha una certa filosofia di convincente e dopo insomma che di questa sua pacatezza ne fa un'arma e lei pensa che Rina è stato cioè il primo della filosofia di che prima di ammazzare uno, va bene, lui era capace che ci mangiava e dopo ammazzava, dice picchi ammazzarlo, mangiamo, cioè, che fa?
un ebreo manco. Queste sono esperienze che ha fatto il signor Salvatore Riina, e si rideva a Napoli, diceva, mi dice, logicamente, prima si mangia, si fa di fiesta, dall'ultimo si ammazzano. Mentre gli altri mafiosi, allora, che avevano, cioè non è che posso parlare io, che mafiosi erano persone per bene, ma si aveva un'ottica, va bene, di una certa cavalleria. Si sapeva ammazzare o non, insomma, si ammazzava, non c'era, diciamo, questa malvagità. Le persone in galera non facevano niente se non lo sapeva Salvatore Riina. Io ce l'ho detto che l'altra volta e glielo dico di nuovo. A me, quando mi hanno sequestrato, va bene, quel po' che avevo, frutto di traffico che io facevo il droghiere, va bene, io ho scritto a Salvatore Riina, in qualche modo mi ha agevolato, però non mi ha fatto dare niente, perché io dovevo fare la fine del Riccobono. Guarda, Modulo, io a te te l'ho detto l'altro giorno, la volta, e te lo dico sempre, io a te non ti ho visto più. Beh, a te non ho ricevuto lettere, certo. Io sì, vero che ti aiutavo quando eri in carcere per le disgrazie. Lui andava anche a casa mia a portarci i soldi, sì, prima per le disgrazie quando eri in carcere. Io che sto dicendo, le disgrazie che tu eri in carcere e cose. Ma perché io ero, ma e quel bene però era ricambiato, cioè non è quel bene, tu eri in carcere, mi dava, io lo ricambiavo per 100 volte, va bene, dopo però, cioè, ma uccidere a delle persone, guarda, semplicemente io con te non ho ucciso a nessuno, io non ho ucciso a niente, io mi trovo, guarda, io mi trovo carcerato, io mi trovo carcerato e faccio il carcerato, sono trangiriato, no, e continuo a essere trangiriato, però faccio il carcerato e faccio la persona seria. Purtroppo io lo so che il trattamento per me sarà a tipo matteologia e più peggio, ma... però io spero che questa possibilità non ve la do, va bene, non ne... logicamente potrò fare a fine di qualche altra persona, va bene, non ne... ma tanto non è, insomma, che problemi di questo non me ne ho creato mai e non me ne creerò mai, va bene, però matteologia, insomma, siamo noi parliamo quando ancora, insomma, diciamo, Stibiate Paolo aveva un codice d'onore, avevano, ripeto, una moralità, una dignità personale, almeno le donne non si ammazzavano, i piccirilli non si ammazzavano, questo con l'entrata vostra dei Corleonesi, Modulo, e Badalamento lo diceva, va bene, e Badalamento diceva, chi si sono consumate e vanno consumate a tutti, e non si sbagliava, Modulo, e non si sbagliava. Modulo. C'è se tu ora che sei... No, infatti... Bastevole per tutte, quello che stai facendo tu è bastevole per tutte, quindi... Il Presidente... Sto presente, io che devo ripetere per sempre... Per me le linee della polemica volte, sono sufficientemente individuate, non è vero? Sono presente qua, non è che c'è Salvatore Riina, cioè che smentisce, diciamo che io ci dico una cosa. No, io ti smentisco perché... Cioè, dottor Riina, va bene, cioè nega di non conoscermi. Cioè, no, era la stessa teoria che è Enfina nel 1982, sono presidente, Enfina nel 1989, va bene, a quando mi hanno arrestato, anche se mi arrestavano con la droga in mano, io dicevo, io non ne so niente, io sono... innocente, non conosce. Questa purtroppo è una filosofia che anche io ho portato per Gasparino, tu ancora la tua sofferenza. Qua non è che mi stai dicendo, noi non ci siamo visti in questo punto, perché io ero. Se io te solo conto... mi contesta il discorso del 1968, guarda caso, o del 69, certo, perché del 69, va bene, ma io se io ero un bugiardo, io dico. Presidente, vabbè, scusi, prego. Siccome l'imputato Riina ha accennato alla circostanza di una malattia mentale della madre di Mutolo e c'è stato un accenno, un'insinuazione, forse su qualche filo materno che è rimasto, per chiarire bene questa circostanza e non lasciare alcuna zona d'ombra, sarebbe opportuno che il signor Mutolo raccontasse dettagliatamente qual è la sua storia giudiziaria, delle sue follie e delle varie perizie psichiatriche che gli sono state fatte. Come comincia questa storia? Guardi, io in quel periodo c'erano tanti personaggi che facevamo i pazzi per una comodità. Perché... Ma tu c'è tua madre che è stata sì, superata. Sì, vabbè, diciamo, posso dire che è vero, però io...
Ci dico pure che noi era la comodità, perché a una pena che si arrivava fino a 12 anni, va bene, c'era, diciamo, con la legge del manicomio che uno poteva prendere 2 anni. Dopo di questi 2 anni, già a metà pena, cioè a 1 anno, uno poteva uscire, perché c'era un certo periodo che uno faceva il matto, va bene. Dopo, subito che facevano la perizia, uno si doveva mettere a lavorare, doveva andare dai dottori, cioè farsi vedere che non c'era più quell'indice di abbattimento, di pericolosità. Quindi a 1 anno uno usciva, dopo c'era una pena che arrivava fino a 24 anni e si prendevano massimale, era 5 anni, però sempre a 2 anni e mezzo si usciva, e dopo c'era, a ipotesi, uno che doveva prendere l'incarcero, massimo della pena nel manicomio si prendeva 10 anni, a 5 anni uno poteva essere fuori, perché non ero che solo io, guardi, ci sono stati tanti uomini d'onore che in quel periodo si fingevano pazzi, non solo in Sicilia ma anche in Italia. Io ora non voglio toccare i morti, ma nell'82, mentre c'era il ministro Martinazzoli, capì questo discorso, queste marombe che c'erano, fece un decreto nel 1982-83, che io mi trovavo a Montelupo, va bene, in cui mi hanno fatto simulatore, per come a me, per come tanti altri. Quindi eri sempre queste manicomie tu? Eri ricato sempre queste manicomie? No, perché? Perché nei manicomi si stava bene, nei manicomi c'era questa che riduzione perizie, di pena. Le perizie, Mutolo, come si ottenevano le perizie? Come si ottenevano i perizi? Ma tu lo sai, io non mi sono mai interessato né per te, né per me, né per nessuno. Vabbè. Tant'è vero che mi interesso per me, che hai 2 incastoli e hanno un esercito di processo. Quindi si vede che io sono una persona mi sono interessato bene e prendo incastoli, signor Presidente. Ma noi, per quello che abbiamo fatto, non è che ci le perizie a lei fino a quando era l'altrettante, che glielo doveva fare? Il Padre Eterno gliele poteva fare. Ma come lui fa capire che io potevo fare le raccomandazioni? Io chiedevo al signor Presidente, forse sa perché il signore l'ha fatto prendere a Palermo, dove, guarda caso, va bene, almeno io l'ho detto sempre, là è il regno di Salvatore Riina. A tipo che me lo sognavo, io che la noce... Io non te l'ho fatto questa domanda, il proprio ministero ti aveva fatto la domanda di come si ottenevano le... Ah, sì, sì, ecco. Allora, come si... Insomma, si otteneva in una maniera molto semplice, insomma, anche perché in quel periodo, cioè, l'andamento di dentro il carcere non era, diciamo, tanto... C'erano molti favori, va bene. Però, che cos'era? Che uno cercava di parlare con i dottori di dentro il carcere, c'era sempre qualcuno che raccomandava, si interessava che prendevano il piantone, e se lei si informa, nel 1969-70, quando sono stato io a Barcellona, c'era il professore Madia e vice direttore era un certo Mirabile, cioè in mano del professore Madia tutti quelli cioè imputati per le idee, prendiamo tutto, la semi-infermità, la totale, insomma. Per un certo periodo il professore Mirabile voleva stringere un pochettino le redene, perché sono nate inchieste, cose, l'hanno minacciato a questo professore Mirabile, va bene, e dopo anche lui si adattò un pochettino a lei. Tutti gli altri manicomi erano un pochettino tutto uguale, bisognava sacrificarsi un pochettino, ingoiarsi qualche chiodo, non lavarsi, camminare a piedi scalzi, cioè sacrificarsi quel mese, quei 2 mesi, fin quando veniva il perito, e uno era pazzo, insomma. Dopo uno è uscito. Come? Certo, no, non era di tutti poterlo fare, perché a volte uno che doveva andare si doveva fare le gare, però io non è che mi sono tagliato mai. Mi sono una volta svenato qua una cos'è, a Montelupo, e il perito che si è messo a ridere dice: guardi, dice, questo dice non ha nessun colpè, dice, si taglio poco, diciamo. Per dire, era ormai notorio, ripeto, in Martinazzoli nel 1983 fece un decreto legge, mafia, camorra e 'ndrangheta, dopo che ci facevano le perizie, calci nel sedere e ritornarle fuori. A me mi chiama il direttore di Montelupo e mi dice: Mutolo, noi non possiamo fare più niente. Noi ci dobbiamo ottenere alle perizie che fanno i periti. E si chiude anche il periodo... Pubblico Ministero,
per la Corte si potrebbe anche mettere fine. Il Ministero è d'accordo per chiudere, mi pare che ormai si sono consolidate le situazioni. Esatto.